omaggio del Presidente della Repubblica. Nei suoi oltre due secoli di storia, l'Arma dei Carabinieri è stata testimone e orgogliosa interprete degli eventi che hanno condotto alla nascita dell'Italia Unita e da quel momento strumento a vigile garanzia dei valori fondanti del Paese. I principi universali di libertà e democrazia sanciti nella Carta Costituzionale Repubblicana l'hanno vista fedele tutrice in un confermato percorso di sacrificio e abnegazione a difesa dei diritti dei cittadini e dello Stato di diritto. Nel 203° anniversario della Fondazione esprimo i sentimenti di gratitudine della comunità nazionale e rendo deferente omaggio alla bandiera dell'Arma. Il mio commosso pensiero in questo momento va a tutti i carabinieri che hanno perduto la vita nell'adempimento del dovere sul territorio nazionale, nelle missioni a sostegno e difesa della pace e per combattere il terrorismo. Alle loro famiglie esprimo la mia vicinanza e quella di tutta la Repubblica. I carabinieri rappresentano un riferimento diffuso sul territorio al quale guardano con fiducia cittadini e comunità locali per una sicura convivenza nelle attività civili e di quelle economiche. Nelle aree di crisi nel mondo, i carabinieri recano il loro prezioso contributo per la ricostituzione e la formazione delle forze di polizia e il ripristino della legalità, ottenendo apprezzamento da parte delle autorità internazionali e consenso da parte delle popolazioni locali. La capacità di associare al rigore e alla professionalità una spiccata umanità è la cifra distintiva dei nostri carabinieri. Con questi sentimenti di stima e riconoscenza giungano tutti voi, ufficiali, marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri, e alle vostre famiglie che partecipano ai sacrifici del vostro lavoro il più fervido augurio. Viva l'Arma dei Carabinieri, viva le Forze Armate, viva l'Italia. Eccoci. Roma, 5 giugno 2017. Il generale di brigata Carlo Cerrina assume il comando dello schieramento. Reggimenti, attenti! Onori al comandante dello schieramento! Schieramento pronto per la cerimonia. Direzione cerimonia. Brigata Chiang Er. Ri, paso! Si inserisce nello schieramento il medagliere dell'Arma affidato in custodia all'Associazione Nazionale Carabinieri, seguito dalla bandiera dell'Opera Nazionale Assistenza degli Orfani dei Militari dell'Arma. Brigata, attenti!
Brigata, riposo! Vengono resi gli onori alla bandiera di guerra dell'Arma dei Carabinieri, alla bandiera di guerra del primo reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania, allo stendardo del quarto reggimento Carabinieri a cavallo e alla bandiera di nave Carabiniere. Brigata, attenti! Presentati! Onori alla bandiera di guerra dell'Arma dei Carabinieri, alla bandiera di guerra del primo reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania, allo stendardo del quarto reggimento Carabinieri a cavallo, alla bandiera di nave Carabiniere. Fianc! Riposo! L'Arma dei Carabinieri celebra oggi il 203° annuale di fondazione. Il corpo, voluto da Vittorio Emanuele I di Savoia, re di Sardegna, fu istituito il 13 luglio 1814 con la promulgazione delle regie patenti. Il primo comandante generale fu il generale Giuseppe Taon di Revel, chiamato a ricoprire la carica più alta dei carabinieri il 13 agosto di quello stesso anno. Il nome carabinieri deriva dall'arma in dotazione, la carabina, utilizzata in epoca più moderna esclusivamente nelle parate. I colori del pennacchio, rosso e blu, furono scelti il 25 giugno 1833 dal re Carlo Alberto, la cui integrità personale fu garantita a Pastrengo da 3 squadroni a cavallo del corpo, che al comando del maggiore Alessandro Negri di Sanfron, con l'epica carica del 30 aprile 1848, sottrassero il sovrano dall'accerchiamento nemico. I carabinieri diventarono arma l'8 maggio 1861, al pari delle altre suddivisioni principali del Regio Esercito, fanteria, artiglieria e cavalleria, divenendo la prima arma dell'esercito definita l'arma per antonomasia. Tale collocazione è stata mantenuta fino all'anno 2000, allorché la legge 31 marzo 2000 numero 78 ha elevato l'arma dei carabinieri al rango di forza armata. La data di celebrazione dell'annuale di fondazione fa riferimento al 5 giugno 1920, giorno in cui la bandiera dell'arma fu insignita della prima medaglia d'oro al valor militare, concessa per la partecipazione alla Prima Guerra Mondiale con la seguente motivazione. Rinnovellò le sue più fiere tradizioni con innumerevoli prove di tenace attaccamento al dovere e di fulgido eroismo, dando validissimo contributo alla radiosa vittoria delle armi d'Italia.
Il motto dell'Arma dei Carabinieri, nei secoli fedele, in sostituzione di usi obbedir tacendo e tacendo morir, fu adottato nel 1914 in occasione del primo centenario ed autorizzato quale motto araldico il 10 novembre 1933. Dal 1949 patrona dell'Arma dei Carabinieri è la Virgo Fidelis, celebrata ogni anno il 21 novembre. Dinanzi alle tribune sono schierate in armi le rappresentanze delle diverse articolazioni dell'arma, da quella addestrativa alla territoriale, alla mobile, alle specializzazioni, nelle loro caratteristiche uniformi, con lo stesso spirito di corpo, di lealtà e fedeltà alle istituzioni della Repubblica, che non hanno mai risentito del trascorrere del tempo. In successione i reparti schierati sono: Banda dell'Arma, composta da 102 professori d'orchestra, che sin dal 1916 è apprezzato complesso musicale per le sue suggestive ed originali esecuzioni, riscuotendo unanimi consensi anche con acclamate tournée all'estero. Medagliere dell'Arma, su cui spiccano 46 croci dell'Ordine Militare d'Italia e 121 medaglie d'oro al valor militare, concesse individualmente, la prima delle quali risalente al 1834, oltre a 3 alla bandiera, di cui la prima concessa il 5 giugno 1920. Il medagliere è custodito dall'Associazione Nazionale Carabinieri, che oggi rende un commosso pensiero a Carmelo Dublo, proprio iscritto, quale figlio di graduato dell'Arma, deceduto per un malore mentre partecipava alla commemorazione del 25° anniversario della strage di Capaci. Bandiera dell'Opera Nazionale Assistenza Orfani dei Militari dell'Arma, schierata a fianco dei reparti in armi. L'opera, fondata il 15 giugno 1948, è un ente morale con personalità giuridica. Oggi assiste circa 1200 orfani sino al compimento degli studi. Per i diversamente abili l'assistenza è prestata a vita. L'attività dell'ente è sostenuta esclusivamente dal contributo mensile degli appartenenti all'Arma in servizio e in congedo e dalle donazioni di privati. Una compagnia del centro sportivo, composta da una rappresentanza di carabinieri atleti di elevato profilo che hanno conquistato posizioni di preminenza nelle diverse competizioni sportive mondiali ed olimpioniche, tra loro alcuni ragazzi appartenenti alle neocostituite sezioni giovanili. Una compagnia mista composta da personale in assetto internazionale del Centro di Eccellenza per le Stability Police Units, COESPU, rappresentativa del contesto internazionale in cui è inserita l'Arma. Istituito nel 2005 in Vicenza per offrire assistenza tecnica al fine di incrementare le capacità globali per le operazioni di sostegno della pace, ha fino a oggi addestrato oltre 9.000 operatori di polizia e funzionari provenienti da 100 paesi e 18 organizzazioni internazionali, personale della Forza di Gendarmeria Europea, EGF, rappresentata da appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento militare di Francia, che ha attualmente il comando, Portogallo, Paesi Bassi, Romania, Spagna, Polonia, Lituania, Turchia e dell'Arma dei Carabinieri, istituita nel 2005 con il compito di intervenire a richiesta dell'Unione Europea nella gestione di crisi internazionali. Personale del NATO Stability Policing Center of Excellence, l'unico centro di eccellenza NATO per la polizia di stabilità, organismo militare interforze e multinazionale a guida Arma dei Carabinieri, istituito il 9 aprile 2015 quale polo di eccellenza dottrinale e professionale per le operazioni di polizia della NATO. I 3 assetti hanno sede in Vicenza, nella caserma Chinotto.